Benvenuti, oggi andiamo a vedere l'oroscopo settimanale. Ti invito naturalmente a guardare sia il tuo segno zodiacale, ma anche il tuo segno ascendente e il segno in cui hai la luna. Questo per una previsione molto più accurata, sia con i tarocchi che andrò a interrogare, sia per quanto riguarda proprio l'astrologia, le stelle, i movimenti, i transiti planetari. Ti lascio al video, buona visione. Ciao, benvenuto caro amico del Cancro. Andiamo a vedere anche per te i giorni dal 12 al 18 ottobre 2020. Andrò a interrogare i miei tarocchi, ma vedremo anche le stelle e l'astrologia. Allora, qui c'è un transito, anzi più di uno a dire il vero. Due transiti molto interessanti, molto belli per il tuo segno zodiacale. Il primo è quello di Mercurio dallo Scorpione e Venere dalla Vergine. Cosa significa questo? Sicuramente il Cancro è in ripresa, è in ripresa, ancora non è totalmente fuori da questo periodo un po' burrascoso, diciamo così, perché Marte ancora sta camminando nel segno dell'Ariete. Questo, come si dice, invita un pochino la lepre a correre, nel senso che ancora ti crea nervosismo, ti potrebbe portare, diciamo così, litigi, ansie, un rapporto un po' conflittuale magari con il compagno, con il padre, con i colleghi se ce li hai e bla bla bla. Vediamo un attimo i tarocchi che cosa dicono per te e tengo comunque sempre un occhio qui sulle efemeridi, sulle stelle, ok? Andiamo a vedere per il segno del Cancro. Cosa accadrà durante la settimana dal 12 al 18 ottobre 2020? Vediamo il Cancro dal 12 al 18 ottobre 2020. Cosa accadrà? Segno zodiacale del Cancro. Che novità ci saranno per il Cancro? Cosa accadrà? Che novità ci saranno per il segno del Cancro? Segno zodiacale Cancro dal 12 al 18 ottobre. Oh mamma, qua sicuramente avete a che fare con un tirchio che più tirchio non si può, in tutti i sensi, sia a livello di denaro che sia a livello affettivo. Qui, mamma mia, glieli dovete proprio prendere dal portafoglio i soldi, eh? Mamma mia, che tirchio. Allora, beh, allora qua c'è del movimento, andiamo a vedere. Allora, sicuramente quello che mi salta più all'occhio qua è questo Marte in Ariete che mi viene riconfermato, diciamo così, dai tarocchi, nel senso che qui vedo un rapporto affettivo deludente, qui c'è una delusione di un qualche tipo. Io credo che riguardi un uomo, ma potrebbe riguardare anche un figlio o entrambe le figure. Quindi magari sia vostro marito che vostro figlio vi fanno incavolare o comunque vi deluderanno in un certo modo, ok? Tanto sistemo le carte mentre parlo. E vi deluderanno. Qui c'è proprio una delusione affettiva. Devo dire, c'è un uomo con cui avete a che fare, perché avete a che fare con questo signore, che potrebbe anche non essere il marito, naturalmente. Qui vedo che vi delude, una persona che magari va e viene, adesso c'è, un momento dopo non c'è più, una persona che non si dà, che appare, poi dopo nuovamente si ritrae in silenzio, non si fa sentire, insomma questo ups and downs, questo dare e prendere, dare e togliere, ok? Oltre a questo, qui c'è un altro signore, un'altra persona con cui potreste avere a che fare durante la settimana, che è come se vi dovesse dei denari, ma non ve li vuole dare. Qui c'è proprio questa tirchieria, questa tirchiaggine da parte di questo signore. Non so chi sia, ma la vedo. Andiamo ad approfondire un attimo. Sì, eccoli qui con i tarocchi. Allora, andiamo a vedere
qui subito, vediamo un po' che cos'è innanzitutto. Vabbè, manco mi fanno parlare, e vabbè, ok. Che cos'è innanzitutto questa delusione affettiva, questo dispiacere che il segno del cancro si porta sicuramente nel cuore? Allora, qui c'è proprio la stessa carta capovolta. Beh, qui mi sembra evidente, qui è un messaggio, comunque una comunicazione che non arriva, che aspettiamo da tanto tempo. Qui è tanto tempo che aspettiamo la realizzazione di un qualcosa che però sembra non ne voglia saper d'arrivare, ma non tanto per arrivare chissà qualcosa, perché qui mi parla come se, come ti posso dire, questo cerchio fosse già chiuso, questa decisione già, come dire, il dado è già tratto. Non so cosa voglia dire, lo saprai tu nella tua vita, però quantomeno per avere un chiarimento. Ecco, qui vi piacerebbe quantomeno chiarirvi con questa persona. Da lì proprio la delusione, non aver potuto avere quanto mai uno sfogo, poter aver detto quello che si pensa, eccetera, eccetera. Qui c'è proprio una persona che si allontana da noi, eh? Qui c'è l'allontanamento di questa persona. Allontanamento fisico, ma anche mentale o pratico, nel senso una persona che non si fa più sentire, va bene? Andiamo a vedere chi è questo soggetto qua. Guardate questo re di denari. Chi è costui? Vediamo, o comunque che cosa mi sta a significare questa carta lassù, perché la vedo proprio abbastanza dominante. Ma questa potrebbe essere una persona con cui avete condiviso, state condividendo la casa o comunque una quotidianità. Una quotidianità. Questa è una persona che potrebbe essere benestante, ma una persona che tende a voler controllare gli altri tramite i soldi, con i denari, come dire, capito? Te li dà centellinati per tenerti lì sotto di lui. Poi magari semplicemente il banchiere, il bancario, l'impiegato di banca, però sempre di questo si tratta, insomma. Andiamo a vedere. Infatti, qui ci sono dei denari che voi dovreste o vorreste avere, magari proprio anche per i figli o per un figlio, e questo non tira fuori una lira, non tira fuori proprio come, e la cosa vi fa abbastanza incavolare, abbastanza arrabbiare, abbastanza parecchio. Andiamo a vedere gli oracoli che cosa ci dicono. Queste carte sono molto belle perché oltre a dirci cosa succede, ci parlano anche sotto forma proprio di consiglio. Andiamo a vedere per il segno del cancro, 12-18 ottobre 2020. Vediamo. Ok, qui dice chiedere, allora sicuramente qui c'è un cambiamento, qui le carte lo fanno vedere, c'è un qualcosa che cambia, l'oracolo me lo conferma. E che cosa vi dice? Qui vi invita addirittura al cambiamento, quindi non rimandare il cambiamento della sua vita che vorresti, non lo posticipare ancora, ma cerca di cambiare un qualcosa di piccolo, parti da un qualcosa di piccolo che tu puoi fare, con cui puoi cambiare la tua vita, magari il colore ai capelli, magari fatti un taglio nuovo dal parrucchiere, cambia, magari comprati un abito nuovo diverso da come usi solitamente. E bla bla bla. Quindi inizia dai piccoli cambiamenti per poi magari arrivare
arrivare ai grandi. A questo, diciamo, ti sta invitando, ti sta consigliando questa carta, ok? Effettivamente qui di cambiamenti io ne vedo, a cominciare da questa carta qui. Qui c'è un qualcosa che cambia. Se poi è per il meglio o per il peggio, lo vedremo solo vivendo. Comunque, qui c'è una situazione un po' così. Attenzione, perché quel Marte in Ariete effettivamente mi richiama un po' di problemi con il sesso maschile. E qui durante la settimana potresti avere a che fare non con uno, non con due, ma magari con tre persone di sesso maschile. A questo punto andiamo a vedere di quali segni zodiacali saranno queste persone con cui avrai a che fare. Vediamo. Allora, il Cancro durante la settimana con quali segni zodiacali avrà a che fare, stavo dicendo? Allora, qui c'è proprio il tuo segno zodiacale, quindi il Cancro. Con quali segni zodiacali avrà a che fare il Cancro durante la settimana? Il Cancro viene riconfermato, poi c'è la Vergine, i Gemelli. Con quali segni zodiacali avrà a che fare il segno del Cancro? Il Sagittario. I pesci, il lo scorpione. Con quali segni zodiacali avrà a che fare il Cancro durante la settimana dal 12 al 18 ottobre 2020? L'Ariete e il Leone. Aggiungerei io, ok? Allora, Ariete, Leone, Sagittario, quindi tutti e tre i segni di fuoco. Poi ci sono i pesci, lo scorpione e il cancro, quindi tutti e tre i segni d'acqua. Poi c'è il Sagittario, la Vergine e i Gemelli, ok? Questi sono i segni che più escono in fuori, sia come segno zodiacale, sia come segno ascendente, naturalmente, va bene? Quindi dimmi nei commenti, perché io ti leggo, dimmi un attimino chi riconosci con questi segni zodiacali e le situazioni che stai vivendo, va bene, caro Cancro? In bocca al lupo per tutto, un bacione, io ti aspetto naturalmente sempre qua con me al prossimo video, ok? Ciao, a presto!